Ehi, salve a tutti e ben ritrovati in questo nuovo duetto con Apple Zane. Oggi andremo a fare la video recensione confronto fra iPhone X, il vecchio iPhone X, ed iPhone XR, attesa come non mai, ma andiamo a vedere insieme chi vincerà. Scarica anche tu iAppZane, ovvero l'applicazione più votata positivamente su App Store per le Apple News italiane e anche la più scaricata d'Italia. È disponibile su App Store gratuitamente, cerca iAppZane ed è disponibile anche per il tuo iPad. Ragazzi, prima di iniziare vi dico che se volete acquistare un iPhone X o un iPhone XR ricondizionato con uno sconto veramente importante, vi lascio qui sotto in descrizione il link di trendevice.com, ovvero il sito Apple di ricondizionati più famoso d'Italia. Ma non solo, è anche il più affidabile. Allora ragazzi, eccoci qui. Questo video praticamente era attesissimo da tutte le persone ovviamente che mi seguono, da voi iscritti su YouTube e anche le persone che mi seguono sul blog, perché ho parlato molto di questo confronto fra iPhone X ed iPhone XR, anche perché sono passato da iPhone X ad iPhone XR. Ovviamente adesso vi darò le mie personali motivazioni, che potete trovare comunque qui sotto in descrizione nella recensione completa di iPhone XR, ma oggi andremo a vedere tutte le novità e le differenze di questi due dispositivi. È chiaro che è passato già un bel po' di tempo, ma andiamo a vedere cosa li caratterizza, cosa fa prevalere l'uno sull'altro e quale scegliere fra i due. Iniziamo intanto, ragazzi, con le dimensioni, perché questi iPhone non sono per niente similari, perché iPhone X ha uno spessore di 7,7 mm, mentre iPhone XR ha uno spessore di 8,3 mm. Nell'uso quotidiano, devo essere sincero, si sente leggermente di più il peso ed anche lo spessore di iPhone XR che quello di iPhone X, anche perché iPhone X pesa 174 grammi, mentre iPhone XR ne pesa 194. Ma passiamo poi al secondo punto, ovvero le colorazioni, perché iPhone X è disponibile in versione Silver e Space Gray, ma lo starete sicuramente vedendo qui nel video, mentre iPhone XR ha una colorazione blu nel mio caso, ma c'è anche la colorazione bianca, nera, gialla, rossa e corallo. L'altra cosa che salta subito all'occhio una volta visti per la prima volta i due iPhone, intanto li sblocco entrambi, e il display. iPhone XR non si sblocca perché c'ho il cavalletto in mezzo di iPhone e quindi non mi vedeva. Comunque, le differenze si vedono e come, perché ragazzi, abbiamo su iPhone X un display da 5,8 pollici Super Retina, mentre su iPhone XR un display da 6,1 pollici Liquid Retina. Intanto mostriamo le differenze. Allora, le differenze ad occhio nudo, ragazzi, purtroppo o per fortuna, non si vedono neanche. La qualità di display è ovviamente diversa, perché iPhone X ha un display molto più risoluto. Infatti ha un display con tecnologia OLED, ovvero che permette di spegnere i pixel totalmente, con 458 ppi, mentre iPhone XR ha una densità pixel di 326 ppi ed ha un display LCD IPS. Ora, si parla qui di un normale HD, si parla di un Full HD veramente definito su iPhone X, anzi qualcosa in più di un Full HD, diciamo un quasi 2K. Ma c'è un'altra differenza che caratterizza questi due dispositivi per quanto riguarda il display, ovvero il 3D Touch, ragazzi. Il 3D Touch, per chi non lo sapesse, è questa funzione qui, ovvero teniamo premuto con il dito su, ad esempio, un'applicazione e il display capisce la pressione del nostro dito, ovvero quando noi tappiamo capisce il tocco del nostro dito, quando invece noi premiamo più forte capisce ovviamente la pressione delle nostre dita. Questa funzione si può utilizzare in tantissime cose, come ad esempio notifiche, come ad esempio sulle applicazioni in questo caso, eccetera eccetera, cosa che ad esempio non si può fare su iPhone XR, ma non si può fare in parte perché non si può fare ad esempio la cosa delle applicazioni. Ma se noi volessimo rispondere a una notifica tramite il 3D Touch, aprendo le notifiche possiamo rispondere in questo caso tramite questa funzione 3D Touch. In pratica viene simulata la funzione. Stessa cosa quando blocchiamo entrambi i dispositivi e cerchiamo di sbloccarli, possiamo abilitare la torcia tramite il 3D Touch da questo lato e una pressione
versione più prolungata su iPhone XR. In pratica, filosofia diversa, ma lo stile è sempre quello. Cioè, nel senso, riesce in pratica a darci la stessa sensazione facendo vibrare il Taptic Engine, ovvero una barretta posta qui sotto all'interno del display, nella parte inferiore, che permette di simulare una sorta di vibrazione per farci capire che quella funzione, in questo caso il 3D Touch, viene attivato. Stessa cosa su iPhone XR, non c'è il 3D Touch, ma il Taptic Engine ci permette di simulare questa cosa, questa sensazione del 3D Touch. Iniziando a parlare però di hardware interno, troviamo un processore Apple A11 Bionic all'interno di iPhone X con un chip neurale, mentre su iPhone XR abbiamo un Apple A12 Bionic con un chip neurale di seconda generazione. Praticamente iPhone XR uccide le prestazioni di questo iPhone X perché è nettamente più potente in fattore ovviamente di calcolo e processo dei dati. Tornando allo sblocco, ragazzi, entrambi i dispositivi hanno il Face ID, solo che c'è una piccola differenza. iPhone XR ha un Face ID, o Face ID come vogliate chiamarlo, molto più rapido. Ha una versione, una sorta di 1.1 o 2.0 se vogliamo chiamarla, molto più veloce. Ed infatti andiamo a fare un test intanto con iPhone X per vedere la velocità di sblocco. Io lo sblocco e mi sblocca istantaneamente, mentre facendolo con iPhone XR io lo sblocco e mi sblocca leggermente più velocemente. Allora, ve lo faccio rivedere. Vedere perché ero davanti al cavalletto, ma come potete vedere leggermente più veloce. Nell'uso quotidiano ovviamente si riesce a percepire, mentre in questo momento magari no, però facendolo tutti i giorni, diciamo che cambiando da questo a questo, ce ne rendiamo conto. Entrambi i dispositivi sono IP67, ovvero resistenti all'acqua fino a un metro di profondità per un massimo di 30 minuti. Hanno la stessa capacità, quindi in questo caso non c'è un vincitore. Ma parliamo adesso di fotocamere, ragazzi. Non vi farò vedere video confronti, non vi farò vedere confronti fotografici, perché ormai praticamente ce ne sono tantissimi sul web, e quindi vi dico solamente le differenze sostanziali. Abbiamo su entrambi i dispositivi una fotocamera posteriore da 12 megapixel. L'unica differenza, come possiamo ben notare, è che su iPhone XR abbiamo una fotocamera singola, mentre su iPhone X abbiamo una doppia fotocamera. La differenza sta in questo, che iPhone X riesce ad avere un grandangolo ed un teleobiettivo per due, ovvero riesce a fare uno zoom per due senza sgranare sia all'interno dei video sia all'interno delle fotografie, cosa che non si può fare su iPhone XR. Vengono ovviamente le classiche normali foto. Andiamo poi all'interno dell'applicazione fotocamera e vi mostro la funzionalità ritratto. iPhone XR ha una nuova modalità ritratto con effetto bokeh avanzato ed anche un controllo della profondità. Cosa vuol dire questo? Infatti, nella stessa schermata notiamo che qui in alto ci permette di avere un'altra funzionalità che su iPhone X non è disponibile, ovvero io ad esempio scatto una foto, non trova persone nelle vicinanze, ma io la scatto ugualmente, e la foto nella sezione modifica o nella stessa sezione dove stiamo scattando la fotografia, infatti torno indietro e vi faccio vedere che attivando il fuoco continuo possiamo, tramite questa barretta qui sotto, mettere a fuoco il soggetto che c'è dietro o mettere a fuoco il soggetto che c'è in primo piano, cosa che non è possibile fare su iPhone X. Anche se iPhone X rispetto ad iPhone XR, perché questa funzione è disponibile solo su iPhone X, XS ed XS Max, ha dei settaggi diversi all'interno del sistema della modalità ritratto. Abbiamo luce naturale, luce set fotografico, luce contouring, luce teatro e luce teatro bianco e nero, cosa che non c'è qui su iPhone XR, perché su iPhone XR abbiamo solo luce naturale, luce contouring e set fotografico. Sempre parlando di comparto fotografico, abbiamo una fotocamera anteriore, come ho detto poc'anzi, da 7 megapixel. Questa fotocamera anteriore insieme alla fotocamera posteriore presenta su iPhone X una nuova tecnologia chiamata Smart HDR. Questa tecnologia permette di avviare una sorta di scatto multiplo che rende le immagini ancora più qualitative e ancora più nitide, ma soprattutto riesce a regolare perfettamente la loro colorazione. Stessa cosa ovviamente accade su iPhone X, ma non c'è uno Smart HDR, quindi un HDR avanzato, ma un normale HDR. Quindi, a rigor di logica, le foto fatte con iPhone XR dovrebbero venire meglio di quelle fatte con iPhone X. Andando poi sulla videocamera, vi dico che entrambi i dispositivi hanno praticamente una stessa videocamera. Registrano video fino a 4K a 60 fps, proprio come dice la parte superiore in alto a destra di entrambi i dispositivi.
c'è anche la possibilità di effettuare uno slow motion. Slow motion che su entrambi i dispositivi è disponibile in Full HD 1080p fino ad un massimo di 240 fps. L'unica cosa che ha in più iPhone XR in questo caso, anche perché è uno smartphone di nuova generazione, è la stabilizzazione video con qualità cinematografica, cosa che non c'è su iPhone X. Quando giriamo un video con iPhone XR, in automatico la sua stabilizzazione diventa, come dice Apple, cinematografica, ovvero davvero professionale. Ed ultima differenza hardware fra i due dispositivi, iPhone XR ha una batteria più potente rispetto a quella di iPhone X, anche perché, diciamo, il display LCD non consuma tantissimo rispetto a un display così risoluto che comunque ha una densità pixel maggiore, quindi dovrebbe consumare di più, a meno che, ripeto, non si spengono i pixel tramite sfondi di colore nero, ma comunque, dicevo, iPhone XR ha una batteria ovviamente più potente. Ed infatti, rispetto ad iPhone X, la sua batteria con l'attuale iOS 12, che sia la versione .0, .1 o .2, dura all'incirca 2-3 ore in più durante tutto l'arco della giornata rispetto al suo precedente modello, ovvero iPhone X. Ma quindi ragazzi, tiriamo le somme. iPhone X attualmente costa da rivenditori autorizzati Apple o ricondizionato, non so, comunque si trova nuovo, tra virgolette, a 899 euro circa, il prezzo giù di lì è quello, mentre iPhone XR si trova attualmente nuovo sul sito apple.it ed in tutti gli Apple Store d'Italia ad 889 euro. Vi ripeto, su trenddevice.com i prezzi sono ben diversi, si parla di circa 600-650 euro ognuno nel momento in cui sto facendo questo video, quindi c'è un risparmio di veramente tantissimi soldi, quasi 300 euro in meno. Sto parlando ovviamente in entrambi i modelli della versione da 64 GB. E quindi ragazzi, quale consiglio fra i due? La mia decisione non è cambiata. Io ho usato iPhone XR praticamente da diversi mesi e non me ne sono assolutamente pentito. Perché ragazzi? Questo perché è più potente. Apple all'interno del sistema ha messo, come ho detto ad inizio video, il nuovo processore Apple A12 Bionic all'interno di questo iPhone XR, con un nuovo chip neurale di nuova generazione, e questo mi ha spinto a passare, perché la potenza, ragazzi, fa sempre scegliere il prodotto appunto più potente. Per quanto riguarda le altre motivazioni, posso dirvi che questo iPhone XR, ovviamente, come tutti già saprete, dato che è un anno più giovane di iPhone XR, avrà un aggiornamento in più nel corso degli anni. Ad esempio, mettiamo caso che iPhone X riesca a supportare fino a iOS 19, iPhone XR riuscirà a supportare fino ad iOS 20, e questa è una cosa veramente importante perché nel corso degli anni avrò comunque un aggiornamento in più. È chiaro ragazzi, il display di iPhone X è migliore di quello su iPhone XR. Un display così risoluto e con una densità pixel così alta non può essere minimamente paragonato ad un display come questo, che non è neanche Full HD. Ma vi dico ragazzi che durante l'arco della giornata non si percepisce assolutamente. Eseguendo le classiche operazioni quotidiane, quindi scattare una foto, mandare un'email, rispondere ad un messaggio su WhatsApp, guardare le storie su Instagram, non si vede assolutamente la differenza. Farete praticamente a meno del display così risoluto perché, ragazzi, in rapporto qualità-prezzo, iPhone XR è l'iPhone da comprare quest'anno. Come ho detto già nel 2018 in un mio precedente video, lo ripeto nel 2019, attualmente, fino a quando non usciranno i nuovi iPhone 11, questo è l'iPhone da comprare, ovviamente, secondo me. Ma comunque ragazzi, fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate, fatemi sapere quale dei due scegliereste se foste ovviamente al mio posto, o comunque quale avete effettivamente scelto. Io come al solito ragazzi vi saluto, vi ringrazio ovviamente per aver visto questo nuovo video, come al solito arriviamo a 200 mi piace per il prossimo episodio, iscrivetevi e commentate, ci vediamo al prossimo appuntamento, sempre qui con Mirko per AppleZain.net e... ciao! Vuoi rimanere sempre aggiornato sul mondo Apple? Scarica la nostra app, la trovi qui sotto in descrizione. Vuoi sapere le ultime novità Apple in anteprima? Vuoi sapere cosa faccio nella vita privata? Seguimi su Instagram e non te ne pentirai. Grazie ad AppleZain.net puoi usufruire fino al 60% di sconto sui prodotti Amazon ed il link lo trovi qui sotto in descrizione o sotto al logo del nostro sito AppleZain.net.